Dunque, a parlare di imprese e della situazione economica del nostro paese. Quindi do il benvenuto a Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo. Grazie per essere con noi, presidente, benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie a loro. E a Dario Tosetti, presidente e CEO di Tosetti Value. Grazie anche a lei per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, parto da lei, Scaglia, perché evidentemente la vostra è stata una delle zone, insomma, più colpite, dalla crisi, ma evidentemente anche più colpite, non possiamo dimenticarlo, dalle persone che se ne sono andate in silenzio in questi 3 mesi, come i dati Istat ci hanno ricordato anche ieri. Come le vostre aziende, pensano di riprendersi in questa fase difficile? E poi, mentre andiamo avanti con l'intervista, le farò anche qualche domanda più specifica. Sì, come lei ha detto, noi effettivamente a Bergamo siamo stati una delle province più colpite dalla crisi sanitaria. Per reagire a questo, da tempo abbiamo iniziato a prepararci insieme alle altre associazioni e in collaborazione con l'ATS locale abbiamo messo a punto un protocollo di sicurezza, quindi con la loro consulenza medico-sanitaria, per conciliare la ripresa dell'attività manifatturiera con la salute, che rimane la priorità fondamentale. Questo è importante perché abbiamo siglato con anche le altre associazioni questo protocollo e con i sindacati, quindi è un protocollo che vale per le aziende piccole, grandi e di tutti i settori, che tiene conto di tutte le esigenze e con la consulenza appunto dell'ATS che poi su questo eserciterà la propria azione di consulenza, di verifica e di controllo. Ecco, infatti stiamo guardando qui, Presidente, la firma di questo protocollo provinciale, che avete chiamato, mi corregga poi se sbaglio, Buone pratiche per contenere il Covid-19. Evidentemente è costituito, lei ne ha citato qualcuno, da molteplici aspetti e coinvolge soprattutto, lo vediamo anche con il nostro cartello, tante associazioni e organizzazioni industriali, a partire dalla vostra Confindustria, Confartigianato, Confimi, per citarne alcune. Lei pensa che con queste procedure comunque voi possiate lavorare, diciamo, tranquillamente e in sicurezza in questa fase difficile? Noi siamo confidenti che così sia, nel senso che se sono applicate con scrupolo e soprattutto con senso di responsabilità da parte delle persone, queste procedure possano svolgere un ruolo molto importante nel lavorare in sicurezza. Chiaramente al 100% nessuno può essere certo, ma riteniamo che diano una importante tutela. Un altro aspetto molto importante che voglio sottolineare, sul quale stiamo ancora lavorando con le autorità sanitarie locali, è quello della verifica della situazione di reimmissione al lavoro di persone che hanno avuto sintomi o che sono stati dichiarati positivi e il tema dei test sierologici. Su questo siamo più indietro, crediamo che sia molto importante intensificare il numero di tamponi fatti per certificare la reimmissione al lavoro di persone che hanno avuto sospetti di aver contratto il virus e per verificare il caso in cui ci possano essere nuovi focolai localizzati che riteniamo è molto importante individuare rapidamente. Su questo, sui tamponi e sui test serologici c'è ancora molto da lavorare, sono ancora troppo pochi. Certo, Tosetti, il presidente di Confindustria ha citato una parola importante che è responsabilità. Di fatto, se adoperata, devo dire che le cose cambiano fondamentalmente per tutti. Io stessa, a Sky, lo ripeto sempre, mi sento davvero al sicuro al 100%, perché comunque abbiamo adottato una serie di pratiche non scontate, che però sono state messe insieme in questo momento molto difficile. Lei è stato promotore anche di un hashtag, Io sono responsabile. In che cosa, secondo lei, le chiedo risposte brevi, così come al presidente di Confindustria, si declina principalmente per le aziende questa parola responsabilità? Guardi, l'ingegner Scaglia ha appena sottolineato quello che è il grado di responsabilità che gli imprenditori portano avanti rispetto ad un tema così delicato come
Covid-19, tra l'altro un tema che ci vedrà convivere probabilmente, tristemente, ancora per un po' di mesi. Io ho indicato di sostituire quello che è stato un hashtag molto utile e necessario, io resto a casa, con l'hashtag io sono responsabile, perché il senso di responsabilità non è limitato all'aspetto sanitario. E oggi continuare a suggerire di rimanere a casa può anche essere diseducativo e non più attuale. Io sono responsabile vuol dire, per un paese stupendo come il nostro, toccare quelli che sono dei punti centrali. Io sono responsabile vuol dire pagare le imposte, ad esempio, che è un punto centrale del nostro paese. Lei pensi che su 40 milioni e 500 mila dichiarazioni dei redditi, il 31% delle dichiarazioni sono a reddito zero. Abbiamo quasi il 50% del paese che non paga imposte. Solo il 6% del paese dichiara più di fino a 50 mila euro di reddito e solo il 6% più di 300 mila euro. Direi che questa non è una situazione sostenibile. Ogni tanto i politici dicono ridurre le imposte. A me non sembra questo il tema. A me sembra che il senso di responsabilità ci porti a puntare come centrale il tema del pagamento delle imposte. Perché da lì ne deriva poi un aspetto di credibilità del Paese. Certo. Il secondo aspetto è legato a criteri di elegibilità, sia nel settore pubblico che istituzionale. Mm-hmm. Bisogna riprendere il concetto di meritocrazia e di competenza. Certo. Lei recentemente ha presentato in modo molto sintetico che cos'è il MES, lo ha fatto in modo semplice e molto chiaro e più volte si è riferita all'attenzione alle fake news. Ecco, noi dobbiamo sempre più avere il senso di responsabilità nella profondità di analisi, nell'oggettivare tutte le affermazioni. Quindi oggi non è possibile che non ci siano persone con il giusto grado di competenza, di track record universitario, di pagamento di imposte nei ruoli epicali del governo e del paese. Questi sono dei punti centrali. Assolutamente, anche perché poi quel famoso dato, solo il 6% di italiani dichiara oltre 50.000 euro, ovviamente lo leggono anche i tedeschi, quindi poi non ci possiamo stupire anche di decisioni come quella di oggi della Corte Costituzionale tedesca, alla luce anche ovviamente di come poi un paese si comporta. Alcuni paesi europei hanno ovviamente delle colpe, ma anche noi dovremmo guardare a noi stessi e dire dove migliorare, soprattutto in una fase così difficile. Presidente Scaglia, vi devo chiedere però risposte brevi perché sta volando il tempo. Cercate di stare, se possibile, nel minuto, minuto e mezzo. Lei sente che le imprese bergamasche stiano, come dire, andando da sole, senza un supporto del sistema centrale, che ci si debba un po' organizzare alla bella e meglio? Oppure vi sentite sostenuti in questo momento? Ma in questo momento sicuramente le imprese, come sempre, si stanno dando da fare. Avremo bisogno di più aiuto. Abbiamo bisogno di più aiuto, come dicevo, dal punto di vista medico-sanitario per prevenire ulteriori situazioni di pericolo. Avremo bisogno sicuramente di un aiuto più tempestivo dal punto di vista degli aiuti finanziari per superare questo momento di crisi. E sicuramente avremmo bisogno di avere idee più chiare, un percorso di marcia e la costruzione di condizioni che ci consentano di ripartire appena questa fase temporanea di difficoltà sarà superata. Quindi abbiamo bisogno che si costruiscano le condizioni perché le nostre imprese possano operare in maniera competitiva, sburocratizzazione, semplificazione e infrastrutture. Eh già, in bocca al lupo comunque alla vostra zona, davvero, Presidente Scaglia, perché non è stato un periodo facilissimo per voi, mi sa, quindi in bocca al lupo e sarò tra le prime turiste a venire a trovare Bergamo quando questo incubo sarà finito. In bocca al lupo a lei e a presto. Grazie, grazie. La aspettiamo allora. Grazie.
Sì, e intanto noi ci concentriamo sempre con Dario Tosetti, ancora in collegamento con noi, a proposito di quanto si diceva semplificazione, sburocratizzazione. Si potrebbe probabilmente approfittare di questo periodo di pausa per mettere un po' anche d'ordine, no? A quelle che sono le storture che ormai sono diventate parte integrante del nostro sistema. Le chiedo una risposta Assolutamente, breve, se può, Dario, grazie. assolutamente. Guardi, noi siamo un paese con delle potenzialità straordinarie. Lei pensi, io sono contrario a chi critica così l'Europa perché in questo momento l'Europa ci sta aiutando, sta acquistando titoli di Stato. Noi abbiamo 4.300 miliardi di beni immobiliari che appartengono alle famiglie italiane. Il debito pubblico ad oggi è 2.450 miliardi. Abbiamo la possibilità, visto e considerato che i titoli di Stato in mano agli stranieri è di circa 850 miliardi, nel tempo di riacquistarlo se necessario. Abbiamo le potenzialità, ma lei ha toccato un tasto fondamentale. Dobbiamo eliminare con senso di responsabilità la burocrazia. È esagerata. Gli imprenditori devono lottare prima con la burocrazia e poi con le problematiche di mercato. Per cui io sono responsabile, vuol dire anche questo. Vuol dire approfittare di questo dramma, se si può sottolineare questa formazione, per definitivamente rendere meno burocratizzata tutta l'attività in Italia. Questo è fondamentale. Passiamo da enunciazioni politiche spesso poi disattese alla conferma di elementi centrali. Io sono responsabile, pago le tasse, cerco di sviluppare le competenze e poi, voglio dire, valorizzo i beni enormi che abbiamo come Eh già, paese. anche perché se si riportasse a casa anche solo una piccolissima parte, uno spicchio di questa evasione, sarebbe una finanziaria, anche uno spicchio di questa evasione. Va bene, grazie È a Dario così, Maria Tosetti. Angela. Sono 30 anni che la politica parla di combattere l'evasione. Poniamola come primo punto. Poniamola come primo punto. Basta parlare di riduzione di tasse. Io sono orgoglioso di essere tra lo 0,1% degli italiani che dichiara più di 300.000 euro. Sono orgoglioso di questo. Mettiamo come punto centrale il pagamento delle imposte. Creiamo un patentino fiscale. Grazie per questa intervista a Dario Tosetti, presidente CEO di Tosetti Value, il Family Office. Grazie mille. A presto, Dario. Buona Grazie giornata a per essere tutti. stato qui con noi. Buona giornata.